Avete presente quando da piccoli c'erano quelle carte dei puzzones che voi grattavate e sentivate le puzze? Ecco, questo gas mi ha ricordato la mia infanzia. E oltre a questa piccola cazzata, giusto per aprire il video, vi dico che questo gas, per quanto puzzi, è probabilmente il miglior green gas che c'è in commercio. Ma prima di capire perché, per come e fare una bellissima prova e test di questo gas effettiva, sigla. Come avete visto, oggi parliamo del Green Gas dell'AFL Airsoft. Questo gas ha fatto abbastanza scalpore all'interno del mondo del soft air per le sue incredibili capacità e features, che andremo a riassumere adesso e poi dopo lo andremo a provare. E l'ho già detto che puzza come la merda? Non mi ricordo, probabilmente sì. Comunque, questo gas sa un po' di scoreggia, devo essere sincero. Tra i vari Green Gas che ho odorato nei miei innumerevoli anni di soft air, questo è quello che puzza di più. Però puzza perché? Che è potente, come le scoregge. Cosa c'è da dire di questo gas? Questo gas per me ha due features essenziali, anche perché non è che posso stare qua a parlarvi 10 minuti di un gas, no? Allora, due features essenziali. La prima, che per quanto riguarda sostanzialmente l'estetica, ho apprezzato molto che il tappo sia super tondo. Ovvero che non sia come spesso accade con, per esempio, il Diablo o il Nuprol, dove ha un tappino un pochino più piccolo che normalmente quando mettete nella borsa e andate a giocare a soft air parte, questo qui si preme, voi ritrovate la borsa del soft air che non solo puzza un botto, ma soprattutto è stata riempita di 950 ml di gas. Quindi questo tappo qua è una cosa che ho apprezzato molto. L'altra cosa che mi è piaciuta e ha sia un pro che un contro, che adesso vi vado a dire, è questo beccuccio. Non so quanti di voi usano il Green Gas, immagino molti, ma tendenzialmente questo appunto beccuccio non è fatto in plastica, questa cosa qui rossa che vedete, ma in metallo. Questo è un pro e un contro. Il pro è che ovviamente essendo in plastica e non in metallo va a fare meno forza contro contro le valvole che ci sono all'interno del caricatore e quindi teoricamente le conserva meglio, non si attaccano, magari mentre lo mettete giù si congela e quindi quando lo tirate fuori viene via anche la cosa, quelle robe lì. L'altra cosa da dire ovviamente è che però essendo in plastica si rompe più facilmente, quindi se non ci state attenti, se magari lo buttate dentro la borsa senza metterci il tappo e questo si rompe, buttate via 950 ml di gas. Però c'è anche da dire, quindi vi dico un pro, un contro e poi di nuovo un pro, che per esempio sui caricatori Marui che non hanno la guarnizione intorno alla valvola, questo qua in plastica appunto va a evitare che si perda così tanto gas come uno invece in metallo, che ovviamente non sigilla quasi un cazzo e perdete una quantità di gas devastante, quindi molto molto carino. Tolto di mezzo le cazzatine, le briciole sostanzialmente per l'estetica, andiamo invece a parlare della sua features più importante, ovvero questo gas ghiaccia molto meno rispetto a quelli normali. Cosa vuol dire ghiacciare? Chi di voi ha pistole a green gas sa bene cosa vuol dire quando la pistola, dopo che avete sparato 2, 3, 4 caricatori, soprattutto d'inverno, ovviamente si va a ghiacciare, ovvero visto che il propano quando viene rilasciato si espande, va a rilasciare come passaggio di stato appunto da forma liquida a forma gassosa, freddo, ve la metto giù in questo termine poco completo, e quindi tutte le parti che ci sono tra dove il gas esce e dove poi il gas si espande vengono leggermente raffreddate. Questo d'inverno ovviamente diventa un problema quando voi sparate tanto e la pistola si ghiaccia. Perché la pistola si ghiaccia? Beh, semplicemente perché la valvola da cui deve uscire sostanzialmente il gas si ghiaccia, la pistola non performa e c'è quello spiacevole evento in cui voi andate a sparare, il carrello rimane semiaperto e la pistola sfiata. A parte il fatto che ho letto adesso che qui c'è scritto no odor ed è la più grande bugia. Odor, odor. Un'altra cosa in più, tra l'altro, che c'è all'interno della miscela di gas che c'è qua dentro è che è presente anche abbastanza silicone, che vi permette quindi quando andate a sparare di lubrificare internamente la vostra pistola. Non si va a sostituire a una manutenzione della pistola che dovreste comunque fare, una pulizia della pistola, però è un tocco in più che in realtà hanno anche altri gas, però c'è anche qui, giusto per essere completi. Bando alle ciance, direi che possiamo andare a provare a vedere se effettivamente è vero che questo affare ghiaccia meno rispetto che gli altri. Vogliamo però essere corretti nel fare questo test. Altri canali su YouTube hanno fatto dei test con questo gas dove i risultati sono stravaglianti, cioè sono delle cose che sembrano quasi impossibili. Noi vogliamo andarlo a testare in maniera un pochino più oggettiva, forse, o vedere se effettivamente è veramente the god sostanzialmente, quindi lo andremo a utilizzare su un MP7 della Umarex. Mentre la mia valletta intanto sta preparando il suo
mentre la mia valletta quindi prepara il tutto. Vi dico ovviamente che io vi ho fatto vedere la versione da 900 ml, quindi una bella sbeda su per il culo. Ma c'è ovviamente anche la versione un pochino più piccola, che è ovviamente più comoda, se volete più portatile, perché girare in campo con questa fate prima metterlo nella tasca da shotgun che vi attaccate sul tattico. Quindi sono presenti in queste due varianti. Questo qua grosso, come detto, è 900 ml, questo qui invece è 600, che comunque vi dura veramente un bel po'. Vantano di poter ricaricare i caricatori per 300 volte, penso sia impossibile, e non ho capito se fa riferimento al fatto che sono resistenti i beccucci, cosa che non penso visto che sono in plastica. Comunque l'ho citato giusto perché c'è scritto appunto qua sulla bombola. Allora, come al solito abbiamo il nostro buon War che ci darà una mano nella produzione e nel test di questo video. Abbiamo qui due gas, uno il Nuprol rosso che tutti quanti conosciamo, amiamo e abbiamo utilizzato per ricaricare i nostri caricatori a green gas, e ovviamente l'altro è l'FL Sofitair. È domenica alle 6. Allora, ho detto che utilizziamo un MP7 a gas della Umarex che monta quei bei caricatorozzi, questi bei caricatorozzi qui. Adesso io chiedo al buon Giuse di dirci indicativamente che autonomia hanno. Allora, il fucile è regolato a 0,98 joule all'impasto regolabile, questo modello, e usiamo, per non barare sui test, lo stesso caricatore con le stesse valvole per entrambi i gas, e aspetteremo che tra un gas e l'altro l'arma si sia riscaldata alla temperatura ambiente, così da renderlo più imparziale possibile. Ovvero, in poche parole, visto che più andate a sparare più il caricatore ovviamente si raffredda, per tutto il giochino che vi ho detto prima, noi tra l'utilizzo di un gas e l'altro aspetteremo che il caricatore si scongeli, altrimenti ovviamente il gas che va prima sarà avvantaggiato. In ogni caso noi usiamo il Nuprol come primo, quindi lo facciamo partire, tra virgolette, mi metti a fuoco, avvantaggiato, e vediamo un po' l'effetto che fa. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Allora, quando vuoi. Ho perso il conto, saremmo più o meno a 67/70. E la temperatura di questa cosa? Già fatta la condensa tipica della stagione invernale. Siamo arrivati in fondo. Da un livello in cui non blocca più l'otturatore a caricatore vuoto. L'altra cosa è che ovviamente, avete visto come sono basso perché mi sto piegando perché non voglio muovere la videocamera. E l'altra cosa ovviamente è che è inutile continuare a sparare verso gli ultimi colpi, tanto non è che basta che il gas faccia funzionare sostanzialmente lo scatto, ma dovrebbe andare a sparare il colpo. Quindi nel momento nel quale il sistema, il funzionamento dell'arma non funziona più, è inutile continuare a sparare fin quando non fa pff. E basta, adesso proviamo con il gas incazzato. Bene, abbiamo finito di aspettare che il caricatore si scaldasse un pochino in quanto l'avevamo congelato per bene. Adesso lo andiamo a caricare con l'FL Airsoft gas che puzza di rossurida. È meno freddo. È meno freddo dell'altro? È già meno freddo. Ok, bene, ecco che siamo arrivati all'ennesimo episodio e finale di Mythbusters del Soft Air. Scherzi a parte, come hanno performato? Più o meno uguale. Adesso non abbiamo contato esattamente perché c'è stata una fuga di informazioni e di conti a un certo punto, però sostanzialmente hanno performato quasi uguale. C'è una differenza però sostanziale nella qualità dei colpi, in quanto c'è da dire che il Nuprol è rimasto più stabile durante i colpi, non è partito super forte per poi abbassarsi successivamente, mentre questo è partito abbastanza incazzato e man mano stava calando di qualità. Come raffreddamento abbiamo notato più o meno la stessa cosa, questo raffredda leggermente meno rispetto al Nuprol. Alcuni di voi adesso potrebbero dire: ok, bella, quindi sostanzialmente è un po' una bufala che questo gas è così incredibile come hai detto nel titolo, o come altri ci hanno detto che sembra che spari 200.000 colpi nella pistola e non si scarichi mai. Tutto questo sarebbe vero se questo gas non costasse esattamente la metà di questo, che è una cosa abbastanza importante, in quanto sì, non performa uguale, ma ci arriva veramente molto vicino, e sulle pistole in realtà le funzionalità sono quelle. Quindi questo non solo costa meno e performa praticamente identico a questo, ma costa la metà, ragazzi. Se voi pensate quante cazzo di bombole fate fuori in un anno giocando a Soft Air, e questo vi conviene, e anche un bel po'. Un bel po'.
In sostanza, in conclusione, sono abbastanza in disaccordo con quello e sui video che sono stati fatti su questo gas, in quanto sì, sicuramente è un gas interessante, ma non è sicuramente il gas russo integratore per cavalli che vi fa diventare di 280 kg se lo prendete. Ovvero sì, è un gas buono, è un gas che fa e ha delle caratteristiche interessanti, ma non ha niente da invidiare a un Uprol. Chiaro è che se lo si va a comparare con dei green gas del cacchio, allora... grazie al cacchio. Detto ciò, non ho molto altro da dirvi. Questo è un gas veramente interessante, vi consiglio di provarlo, ma soprattutto di odorarlo. Bene, grazie di essere stati qui con noi in questo mercoledì soleggiato insieme al Monopoly Soft Air di Reggio Emilia. Trovate i link in descrizione, sapete cos'altro c'è in descrizione, il mio Instagram e soprattutto quello del negozio, dove postiamo un sacco di storie, vi lasciamo decidere parti della nostra vita, quindi iscrivetevi ai canali in descrizione per favore, ma soprattutto attivate la campanellina, vi dice quando escono i video, ma soprattutto iscrivetevi al canale, è un soprattutto continuo. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo sabato con un video incredibile e stay angry. Oddio, l'ho detto, non lo potevo dire. Lo diciamo, oddio.